Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per presentarvi un metodo di pasturazione alternativo che si baserà sull'utilizzo di una delle farine principe della casa Imperia, lo Squid Liver, che abbinato al terriccio del posto e a delle palline sbriciolate, in questo caso le nuove Ankle Bait Plus di casa Imperia e al Liquid Amino Complex, formeranno delle palle estremamente attrattive ma che non sfameranno le nostre amiche carpe. Partiamo mescolando la parte secca del composto, aggiungendo un paio di etti di squid liver a un mezzo ai box di terriccio del luogo e una cinquantina circa di boiles ancor sbriciolate. Mescoliamo alla fine di ottenere un composto omogeneo, aiutandoci anche con un trapano. Ora che le farine si sono mescolate e che l'impasto ha ottenuto una consistenza omogenea, andiamo ad aggiungere una dose di Liquid Amino Complex, tale per cui la consistenza dell'impasto sia malleabile e che riesca a formare delle palle ben serrate. Mescoliamo man mano. Ora che il composto ha ottenuto la giusta consistenza, andiamo a realizzare delle palle di medie dimensioni per coprire il maggior volume d'acqua. Rilascio questa splendida regina. Parliamo di terminali. Il terminale che abbiamo scelto di utilizzare in questa sessione è principalmente un D-Rig semplice realizzato col fluorocarbon Clearwater da 15 libbre abbinato ad un amo Longshan numero 8. Un terminale leggerissimo
che ha abbinato un innesco leggerissimo, ci ha dato grandi soddisfazioni. Però in questi ultimi giorni siamo venuti a riscontrare un problema legato al pesce di disturbo, e per ovviare a questo problema abbiamo deciso di utilizzare un terminale abbastanza inconsueto. Il terminale in questione è un combi rig realizzato nella parte più rigida con un fluorocarbon da 25 libbre Clearwater di casa Carpras, nella parte morbida con un trecciato morbido Smooth di casa Carpras da 45 libre, un amo Longshang del numero 8 accompagnato a un Mausnagger nella versione shorty. Ma la parte caratterizzante di questo rig è proprio il capello rigido in fluorocarbon che ci permette di tenere le boilies staccate dall'amo e ci permette di non aggrovigliare mai la punta dell'amo nel capello stesso, come potrebbe accadere con un normale dacro, un semplice dacro. Questo ci permette di tenere lontani i pesci di disturbo che cercheranno di attaccare le nostre esche senza rimanere allamati. La carpa invece, aspirando, riuscirà a tirare sia le esche che l'amo all'interno della sua bocca, rimanendo perfettamente allamata.